Nuovo tentativo di furto alle maioliche nella tarda mattinata di sabato 5 settembre nel negozio H&M ad opera di due donne equipaggiate con delle borse speciali in grado di schermare la placca antitaccheggio e delle tronchesine. La segnalazione alle forze dell'ordine è arrivata grazie ad una dipendente che si era accorta che qualcosa di strano era appena avvenuto in negozio, trovando alcuni scaffali con la merce in esposizione completamente in disordine e diversi appendiabiti vuoti. Dopo essersi guardato attorno, la commessa ha notato due donne uscire frettolosamente dal negozio con un carrello della spesa ed ha tentato invano di raggiungerle, ma le due sono riuscite a dileguarsi in direzione del parcheggio esterno. Dopo alcuni minuti, la stessa dipendente ha riconosciuto le stesse due donne nel frattempo tornate nel negozio ed è rimasta ad osservarle per studiarne i movimenti. Ha visto chiaramente che entrambe facevano finta di osservare la merce, dopodiché gli indumenti sparivano dalle loro mani. Quando la commessa ha fermato una delle due donne per effettuare un controllo, in una delle borse ha potuto notare numerosi vestiti con l'etichetta tagliata. Le due donne però non hanno fornito spiegazioni e si sono date alla fuga, nuovamente in direzione del parcheggio, fin dove sono state inseguite ancora una volta senza successo. A quel punto la direzione ha chiamato il 112. La pattuglia del nucleo operativo radiomobile, intervenuta sul posto, dopo aver visionato le immagini del sistema di videosorveglianza del negozio per vedere l'aspetto delle due donne, ha iniziato le ricerche a partire dal parcheggio del centro commerciale. È lì che i carabinieri hanno notato un'autovettura Volkswagen Caddy con targa del Montenegro, che li ha subito insospettiti. Nell'ispezionare il veicolo, che si trovava chiuso a chiave, i militari dell'arma hanno notato che lo sportellino a chiusura del bocchettone per il rifornimento era leggermente sollevato, con le chiavi dell'auto nascoste vicino al tappo del serbatoio. Aperta l'auto, i carabinieri hanno trovato nel cofano due borsoni ricolmi di indumenti, jeans, maglie, giacche e abiti, per un valore complessivo di circa 2.000 euro, tutti rubati dal negozio di abbigliamento dove le due donne erano state notate più volte entrare e uscire. Nell'auto c'era anche la fedra di un cuscino rivestita all'interno con strati di carta stagnola per aggirare il rilevatore dell'antitaccheggio, contenente numerosi capi di biancheria intima insieme a decine di etichette munite di rilevatore magnetico che erano state tagliate utilizzando due piccole tronchesi dell'elettricista rinvenute nell'abitacolo. Con l'ausilio di un secondo equipaggio, i carabinieri di Faenza hanno cominciato a setacciare i paraggi e alla fine hanno rintracciato due donne vestite allo stesso modo di quelle che erano state filmate dalle telecamere interne del negozio di abbigliamento saccheggiato. Si trovavano ancora nel centro commerciale, a quell'ora molto affollato, con la probabile intenzione di confondersi fra la clientela. Una delle due, quarantenne identificata mediante la sua patente di guida albanese, è risultata l'intestataria dell'auto trovata precedentemente nel parcheggio piena di abbigliamento rubato. Insieme a lei si trova la zia 47enne, sua complice, nei furti. Alla banca dati delle forze di polizia, le due albanesi sono risultate sconosciute e prive di recapito in quanto mai controllate in Italia. Gli accertamenti effettuati in caserma hanno consentito di dimostrare che durante la mattinata erano giunte in Italia provenienti dalla Croazia passando da Trieste con l'esclusivo scopo di rubare abbigliamento che poi avrebbero dovuto consegnare in Albania ad un ricettatore, versione che la proprietaria dell'auto ha riferito ai carabinieri. A suo dire, il denaro che avrebbe ricavato da quella vendita le sarebbe servito per curare un familiare in Albania. Zia e nipote sono state arrestate con l'accusa di furto aggravato e continuato in concorso, quindi trattenute nelle camere di sicurezza della compagnia carabiniera di Faenza fino a ieri mattina, quando dopo la convalida dell'arresto sono state processate per direttissima e condannate dal giudice Bernabei a 7 mesi di reclusione e 600 euro di multa, pena sospesa con la condizionale. Molto probabilmente le due donne facevano parte di una banda organizzata dedita allo stesso genere di furti. Pertanto le forze dell'ordine non escludono che prima di colpire il centro commerciale di Faenza, la banda non abbia colpito altri obiettivi, magari con altri complici diretti altrove.